ogni vino necessita di una vinificazione ottimale, appunto per esaltare le caratteristiche dell'uva, necessita anche di un affinamento diverso in base al prodotto che si vuole ottenere. Quindi abbiamo affinamenti più brevi per vini più giovani che devono essere consumati prima e quindi dove andiamo a puntare sulla freschezza, sulla piacevolezza. Abbiamo affinamenti invece più lunghi, molto prolungati, per vini che invece vogliono esaltare il corpo, la struttura, la rotondità. Quindi affinamenti corti in cui possiamo partire da pochi mesi, quindi fino a 6 mesi, oppure affinamenti molto più lunghi dove partiamo da 6 mesi anche ad anni di affinamenti sia in cantina e poi anche in bottiglia. In base al tipo di affinamento che vogliamo effettuare su un vino esistono dei contenitori diversi. Ad esempio, l'affinamento in acciaio è un affinamento che di solito viene utilizzato per un periodo breve perché serve a mantenere le caratteristiche di freschezza, quindi di odori, profumi tipici del vino che devono essere appunto preservati. Diverso invece è l'affinamento in legno, che sia un legno piccolo, quindi una barrica, oppure un legno grosso, quindi una botte in legno. Questi sono affinamenti dove invece si richiede al vino di evolvere in un certo modo. Deve evolvere sia dal punto di vista dei profumi, che devono diventare appunto più intensi, ma anche più evoluti, quindi meno fruttati, abbiamo delle note più speziate, più delle note che arrivano appunto con l'affinamento. E la stessa cosa anche un'evoluzione dal punto di vista gustativo, quindi anche certe spigolature che abbiamo all'interno del vino date dai tannini e dagli antociani devono ammorbidirsi ed arrotondarsi. La vita del vino non termina quindi con l'imbottigliamento, perché poi all'interno della bottiglia inizia quel periodo che viene chiamato invece invecchiamento. E quindi un periodo di evoluzione, che è vero che la bottiglia in vetro, il tappo è un serbatoio chiuso, sigillato e piuttosto inerte, però il vino essendo un liquido vivo ha la possibilità ancora di migliorare, di evolvere e di cambiare nel tempo all'interno della bottiglia. Quindi importante avere anche qui una tappatura con un tappo giusto, che sia un tappo tecnico, che sia un tappo monopezzo, birondellato, deve essere la tappatura adeguata appunto per fare in modo che il nostro vino possa conservarsi il modo migliore possibile all'interno della nostra bottiglia.